ti abbiamo beccata di nuovo! Inutile che fai la faccia d'angelo, ti stai mangiando un gelato pieno di zucchero, tu che dici sempre di non mangiarlo! Veramente questo gelato è pieno di proteine. Ah? Ciao amici, piacerebbe anche a voi mangiare un bel gelato ogni volta che volete e senza sensi di colpa, perché è sano, light, senza zucchero, proteico e dimagrante? Se un gelato così non esiste. Allora, avevo proprio voglia di un gelato, ma dove potevo trovarne uno veramente sano? Sappiamo tutti che i sapori sono artificiali e sono pieni di grassi invisibili infilati tra gli ingredienti per aumentare la cremosità. E poi i gelati sono una bomba di zuccheri. Non mi restava che farmi il gelato a casa, ma dovevo tirare fuori la gelatiera che era sepolta in cantina e tra l'altro mi consuma un sacco di corrente. Allora mi sono messa a cercare le migliori ricette per fare il gelato in casa senza gelatiera, ma erano piene di ingredienti pesantucci: panna, latte, uova, zucchero. Poi ho visto sul sito della Foodspring che ha creato il gelato proteico e oggi lo condivido con voi, così anche voi potete seguire il mio motto, che è: io mangio bene facendomi del bene. L'idea secondo me è semplicemente geniale! Un gelato da fare in casa senza gelatiera che contiene proteine invece di zuccheri e grassi. Ora vi faccio vedere come si fa. Ma prima, se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Prepararlo è facilissimo, basta mettere nello shaker come ho fatto io 70 ml di acqua o latte di riso e 60 g di polvere di gelato proteico Foodspring. Agito bene e verso il mix nelle coppette per gelato o negli stampini per gelato e li metto in freezer per almeno 4 ore. Adesso ci tocca anche aspettare. Sei fortunata, io le avevo già preparate, eccole pronte. Una per me, una per te squaletto e una per voi amici, eccola qua. Secondo me questo gelato proteico è fantastico per due motivi. Si può fare la sera per il giorno dopo oppure la mattina per il pomeriggio quando vogliamo rinfrescarci dal torrido caldo estivo. O prima di andare al lavoro, così quando rientriamo accaldati e stanchi non cerchiamo schifezze perché abbiamo pronto in freezer un dolcetto sano, fresco, nutriente e gratificante. O prima o dopo il nostro allenamento, insomma il gelato proteico va bene sempre, ogni volta che ne hai voglia. Ma così ingrasso a dismisura? No, contiene solo nutrienti sani e questo è il secondo motivo per cui è così fantastico. Quando siamo a casa e abbiamo voglia di dolci, non facciamoci del male con dolci industriali che sfasano il metabolismo degli zuccheri e ingrassano solo a guardarli. No, no, no. Ci godiamo un peccatuccio sano perché è dolcificato con stevia e fa dimagrire. Con le proteine che accendono il metabolismo e ovviamente con mucho gusto. È perfetto per una merenda veloce e sfiziosa da offrire se avete ospiti a casa e anche per i bambini perché gli ingredienti sono selezionati e sicuri, così si fanno un gelato proteico buono che li fa crescere sani e forti. Il gelato proteico è alla vaniglia super cremoso, al mango con pezzettini di frutta e al cacao crudo con scaglie di cioccolato. Gelato al cioccolato, proteico shakerato, tu gelato al cioccolato. Grazie alla sponsorizzazione di questo video da parte della Foodspring potete avere lo sconto del 15% su tutti i gelati proteici. Basta cliccare il link che trovate in descrizione e usare, mi raccomando, il codice sconto Vignali minuscolo YT, YouTube maiuscolo. Comunque tutte le istruzioni sono scritte qui sotto. E per vedere tanti altri video su come dimagrire in modo facile e veloce, è facile, basta iscriversi al canale con un click, così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Ma che altro c'è? Che altro c'è?